dimostrazione di forza e qualificazione alla finale quanto mai meritata per la Vigor per Conti di Francesco Bellinati. Rotondo 4-1 ai danni di Ulla Dispoli, che nulla ha potuto di fronte a Blaugrana guidati da Gabrielli, autore di una doppietta, e da un Minala alquanto ispirato. Avvio nervoso, primo lampo della Dispoli con un insidioso calcio di punizione in area di Totino, controllato da Saccucci. Sempre sul calcio piazzato arriva la risposta della Vigor. Corner di Masocco, Minala anticipa tutti di testa, ma non c'entra la porta. Scocca il settimo minuto, i Blaugrana passano in vantaggio. Gabrielli parte palla al piede, chiude un triangolo fortunoso con un difensore, ma poi è bravo e freddo ad entrare in area e battere Tacchetti con un preciso sinistro in diagonale. Lo stesso Gabrielli, 5 minuti dopo, sfiora il raddoppio con una bella conclusione dal limite dell'area, alta di poco sopra la traversa. Superato il momento di difficoltà, e la Dispoli trova la forza per reagire e al 17esimo mette a segno il pareggio con Polistena, che sotto misura deve in porta un calcio di punizione di Baiomi, rimettendo in gioco la qualificazione. La parità però resiste solo 5 minuti, altra percussione irresistibile di Gabrielli e palla in mezzo per la torre di Minala, che regala a Benedetti un perfetto assist che il numero 9 della Vigor trasforma nel gol del 2-1. Ritrovato il vantaggio, la squadra di Bellinati prova a chiudere la gara. Punizione in area di Gabrielli, Lo Bosco in tuffo non arriva per un soffio sul pallone. L'appuntamento col gol del 3-1 è però solo rinviato di un paio di minuti. Tocco sotto di Minala, diagonale sporco di Masocco, che diventa un assist al bacio per Gabrielli, che sotto misura firma la doppietta personale. La Dispoli in difficoltà, Cestrone tenta la conclusione dalla distanza ma non c'entra il bersaglio. Ospiti che torna a farsi vedere in avanti al 36esimo con una girata in area di Remondi, palla alta sopra la traversa. L'ultima grande occasione del primo tempo è però ancora della Vigor. Sinistro di Cestrone, Tacchetti respinge, poi è bravissimo a bloccare il tentativo di Benedetti di ribadire verso la porta. Vigor che parte meglio anche nella ripresa. Corner di Gabrielli respinto col brivido da Tacchetti, poi mischia, risolta in un nulla di fatto. La Dispoli prova a rispondere, ma il destro dalla distanza di Conte non crea nessun problema a Saccucci. Passa un minuto, i padroni di casa chiudono definitivamente il discorso. Minala controlla al limite dell'area, si porta la palla sul destro e poi pesca l'incrocio dei pali con una conclusione a giro che si guadagna i meritati applausi della tribuna. Lo stesso numero 10, Blaugrana, 3 minuti dopo ha sul destro la palla per la doppietta personale, ma allarga troppo il piattone e la sfera si perde sul fondo, mentre Gabrielli gira tra le braccia di Tacchetti sfiorando la terza segnatura di giornata. Gara che scivola senza scossoni fino alla mezz'ora, quando il palo a negare a Capitan Lo Bosco la gioia del gol. Un minuto dopo, bravo Tacchetti a respingere un destro in area di Benedetti. Il numero 1 della Dispoli lascia il posto a Remedi, bravo a disimpegnarsi su una conclusione dal limite di Cestrone. Ospiti che chiudono anche in 10 per l'espulsione dell'entrato Serra. Al fischio finale festeggia la Vigor di Francesco Bellinati, che c'entra la seconda finale stagionale. Sulla sua strada, ancora una volta, ci sarà la nuova Tre Teste.